Il bentornato negli studi di Tempo Radio all'avvocato Davide Bollani, però oggi non è in veste d'avvocato, questo l'ho preciso subito perché magari qualcuno lo riconosce, appunto riconosce la voce eccetera eccetera e fa delle domande di questo tipo qua, ci verrà, tornerà appunto come avvocato. Oggi è in veste di direttore della fiera regionale di Lonato del Garda. Bentornato tra Grazie, noi. Grazie, buongiorno a tutti. Bentornato. Allora, gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 348 3188 339. Chi ci volesse chiamare lo può fare, il numero è lo 0376 631709. Mail diretta @temporadio.it. siamo in diretta streaming su Facebook, la pagina è quella del Gazzettino Nuovo Temporadio, su YouTube Temporadio Live. La prima cosa, quando sarà la fiera quest'anno? La fiera di Lonato? Fiera, sì, esatto, sì. la fiera Lonato, regionale di Lonato. Che è la prima fiera del calendario fieristico, esatto, lombardo. Sarà il 17, il 18 e il 19 gennaio 2020. Dico che è la prima fiera dell'anno perché per noi organizzatori, ma per noi di Lonato, è un vanto. È un vanto essere la manifestazione che inaugura il calendario fieristico. E solitamente le date vengono indicate a cavallo del 17 gennaio, che è Sant'Antonio Abate, e qualche anno può essere prima, qualche anno può essere dopo, però ecco, indicativamente è sempre a cavallo del patrono della fiera. Non è il patrono di Lonato, ma è il patrono della fiera, il protettore degli animali e delle campagne, e tutto ruota intorno a questa ecco, festività. E questo è giustissimo dirlo, perché comunque si tratta proprio di una tradizione, proprio era nata come fiera agricola e quant'altro, quindi appunto serve a ricordare proprio che è Sant'Antonio Abate, allora protettore degli animali e delle campagne, sì. Degli tanto animali. Che è uno dei momenti più attesi e anche più folcloristici della nostra manifestazione è proprio la benedizione degli animali, che si tiene sul sagrato della chiesa di Sant'Antonio, che raduna davvero decine e decine di persone con i loro animali, sia animali domestici che anche animali un pochino più originali, tipo animali polli, galline, asini, caprette. Se nel corso degli anni si è un po' ampliato, ci sono dei pony, dei cavalli, muli, asini, si è un po' ampliato questo concetto dell'animale d'affezione, che si è proprio allargato a specie animali che anche fino a qualche anno fa uno, esatto, non avrebbe mai detto che il pollo è un animale d'affezione. Per carità. Vabbè, insomma, e ci sta. Se lo vuol bene al suo polletto, perché no, a un certo punto. Ricordo che l'anno scorso era rimasto poi particolarmente stupito. So dove vuoi arrivare. Sì, da un animale particolare, sì, che arriva dall'Australia, sì, d'origine australiana, che era il petauro. Il petauro, sì. Chi è che aveva fatto la domanda? Qualcuno aveva fatto una domanda del, esatto, petauro. Sul petauro. Ci aveva colto un po' in castagna. È tipo il furetto, il petauro. È lo scoiattolo volante. Ah sì, sì, è vero, quello con le ali. Esatto. Allora, dunque, quindi 17, 18, 19 gennaio. Sì, venerdì, sabato, domenica. Che cosa ci sarà quest'anno? Prima c'è il galà, di solito. Ecco, esatto, la fiera viene solitamente anticipata da una manifestazione che chiamiamo il Gran Galà, con cui appunto si presenta il programma della fiera, si presenta ufficialmente alla città la manifestazione. È una serata che ha un ruolo istituzionale da un lato, e poi c'è sempre comunque anche un ruolo, una parte di divertimento, c'è musica, balletti, c'è sempre un ospite di livello nazionale. E l'anno scorso, due anni fa, c'era Militello, l'anno scorso c'era Zanetti e Cinelli, quest'anno ci sarà un ospite altrettanto importante che ancora non vi dico, perché tengo un po' sul chi va là, però posso annunciare che solitamente il Gran Galà era una settimana prima, quest'anno è due settimane prima, si terrà il 5 di gennaio, sempre al Palazzetto dello Sport, alle ore 20.30, 20.45, e comunque poi a breve daremo anche l'ufficialità di quello che sarà il programma e di quello che sarà l'ospite, e l'ingresso è gratuito. L'ingresso è gratuito, l'ingresso è gratis. Sì, gratuito fino a esaurimento posti, è gratuito come tutta la fiera di Lonato, non si paga il biglietto per entrare, non si paga nessun biglietto
visitarla, non si pagano i biglietti alle manifestazioni, alle conferenze, agli eventi che vengono organizzati, è una fiera completamente gratuita. Ecco, allora, detto che sarà quando questo? Il Gran Galà? Sì. Il 5 di gennaio. 5 gennaio a partire dalle? Dalle 20.30, 20.45. Ok, dove? Al Palazzetto dello Sport di Via Regia Antica. Ok, per cui... Che è dove lo teniamo negli ultimi anni, sì. Per cui, ecco, se arrivasse la domanda, noi rispondiamo... Noi non facciamo il ballo delle debuttanti. Non c'è il ballo delle debuttanti, appunto, quindi non chiedete. Ma arriverà, eh? Io confido che arrivi la domanda sulla... Per ora è sempre arrivata la domanda, per cui, insomma, stiamo a vedere. Finora non dovrebbe, insomma, vediamo. Che cosa sarà questa fiera? Io ho accennato quello che lei aveva già spiegato negli anni scorsi, cioè nasce come fiera, come fiera agricola, e poi nel corso dei decenni, perché comunque siamo alla 62esima edizione, però ecco. nel corso dei decenni si è un po' adeguata anche a quelli che sono stati i cambiamenti economici della nostra zona e cambiamenti anche sociali, quindi da fiera prettamente agricola meccanica è diventata trattori, sì, è diventata appunto una fiera più commerciale. Dove il settore del commercio si è creato il suo spazio, però ecco, è importante dire che non ha mai perso l'aspetto agricolo che ha dalle origini, quindi anche per dire gli espositori di macchine agricole sono sempre parecchi, riusciamo per fortuna sempre a esaurire gli spazi a loro disposizione, poi non solo i trattori, macchine agricole, però c'è proprio tutto anche un contesto enogastronomico su quelli che sono i prodotti della nostra zona, le specialità, i piatti tipici, e appunto nel corso degli anni anche questo aspetto si è allargato, quindi non soltanto i piatti tipici locali, ma anche di altre regioni. Quindi diventa un po' una capitale fondamentalmente. Sì, diviene un po' quella capitale che rivendichiamo delle manifestazioni fieristiche della zona, almeno. Benissimo. Allora, volevo chiedere una cosa. Lei ha detto che si riempiono di solito. Ci sono ancora degli spazi? Sì, li stiamo vendendo bene. Dunque, ecco, diciamo anche questo. Nel senso, mentre ovviamente, ma penso che non fosse necessario, però lo dico, ecco, mentre l'ingresso in fiera è gratuito, per venire a esporre si paga. Ovvio. Si paga delle cifre che... Beh, ma chi va in fiera lo sa. Cioè sì, sì, però ecco, è anche giusto dire che tutti gli anni cerchiamo di mantenere i prezzi molto, molto bassi per l'espositorio, proprio per agevolare anche la piccola realtà produttiva, il piccolo produttore agricolo, il piccolo commerciante, a poter venire a esporre in fiera senza dover sostenere dei costi eccessivi, anche perché sappiamo che magari chi viene da fuori ha anche l'albergo, anche questo costo, e stiamo vendendo bene, complice appunto il fatto che è la quinta edizione che curiamo come comitato fiera, abbiamo sempre avuto, toccando ferro, bel tempo, e quindi ogni anno aumentano il numero degli espositori, perché chi viene torna perché ha lavorato. E poi probabilmente gli espositori o vengono per vedere com'è in vista della futura partecipazione, comunque vedono che è una bella fiera, vedono che c'è molta gente e vedono che tutto sommato, se poi gli espositori tornano, si fanno anche affari, quindi ogni anno aumentiamo sempre l'elenco degli espositori, si riempiono un po' prima, abbiamo ancora spazi al coperto e all'aperto, e pertanto chi fosse interessato può chiamare in ufficio fiera, magari posso dare il numero di telefono. Allora, adesso lo diamo, poi dopo diciamo a tutti, preparate carta e penna che poi lo diamo ancora, Ok, sì. Il numero di telefono dell'ufficio fiera è 030, per chi chiama da fuori provincia, 913 14 56. Allora, tra l'altro, mnemotecnica, Lonato di solito è 913 sempre, un po' tranne... Sì, a parte poi i numeri nuovi, 9913, esatto. Gli altri gestori. Quindi 913 questo è 1456, 030. Ufficio fiera. Ecco, ufficio fiera, perfetto. Quindi lei ha detto, ci sono posti liberi sia al coperto... Sì, all'interno del palazzetto nuovo, sì. Questo, diciamo, esatto, palazzetto sport, dello sport nuovo, dove ci sono delle esposizioni, quindi sì. Tra l'altro uno può anche visitatore
fare tutta la fiera, poi va un attimino dentro, si scalda un pochettino, certo. Ecco, anche perché comunque è gennaio e poi dopo può, ecco, diciamo fuori. Che è una cosa che abbiamo introdotto negli ultimi anni, dove nell'area del palazzetto c'è anche un ampio parcheggio dove ci sono gli espositori. Abbiamo istituito una sorta di percorso obbligatorio in modo da garantire il passaggio delle persone in maniera uniforme davanti a tutti gli espositori. Perché il senso nostro è: uno viene in fiera, una persona viene in fiera per esporre, ha diritto che la gente gli passi davanti, e poi si fermino o non si fermino, quello non dipende da noi, ma noi comunque portiamo tutta la gente davanti a tutti gli stand. Esatto, e questo è un aspetto difficile, perché tanta gente comunque, nonostante veda un percorso obbligatorio, non so perché vuol sempre tagliare, trovare le scorciatoie. Dico, sei in fiera, visita. Questa è una cosa molto importante, anche perché tra l'altro è anche molto fastidiosa, se posso togliermi un sassolino, nel senso, se ci sono delle transenne che vengono messe per creare un percorso, le transenne non vanno spostate. Esattamente. Perché poi creano poi un altri genere di problemi anche di ordine pubblico e di sicurezza. Esatto. E tra l'altro diciamo anche che per chi va in proprio per gli espositori della fiera può essere un motivo di litigio, perché a uno capita uno stand in cui ha l'impressione, e magari è di solito l'impressione non è sbagliata, tra l'altro vanno meno visitatori, e dice sì, però io pago uguale a quell'altro che invece, ecco, per cui quello si poi mette... fa molto anche chi vende, come vende, cioè poi io non voglio entrare nel merito, perché però ho visto anche negli anni passati un espositore che aveva un tipo di merce pieno, quello in parte un merce simile vuota, però a questo punto, cioè, non sono io responsabile, non è la fiera responsabile, e poi sta anche uno il prodotto come però ecco, quello è un altro discorso, però ecco, il nostro tentativo è quello di portare tutta la gente possibile davanti a tutti gli stand. A tutti gli stand, bene, questa è una cosa molto bella, obiettivamente, questa che fate. Ripetiamo, 030 913 14 56, poi dopo lo ripetiamo ancora, questo è il numero dell'ufficio fiera per chi vuole esporre. Tra l'altro abbiamo detto, allora, macchine agricole di vario genere, alimentari, no? Sì, prodotti alimentari, certo. Prodotti tipici, commercio vario, qualsiasi cosa dal commercio, c'è di tutto, quindi appunto questo interessa un pochino a tutti. Benissimo, facciamo così, ci fermiamo un attimino con Davide Bollani, che è il direttore della fiera regionale di Lonato del Garda, che si terrà, appunto abbiamo detto, il 17, 18, 19 gennaio. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte, e ricordiamo anche il Gran Galà invece, che si terrà il 5 di gennaio. 5 gennaio, benissimo, 20:30 al Palasport. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra un paio di minuti. Insieme a Davide Bollani, che è il direttore, non il presidente, Davide Bollani, direttore della Fiera Regionale di Lonato. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Ci sono tantissimi messaggi in cui si rivolgono a lei come presidente, ma vabbè. Il presidente è sindaco, e anzi verrà il sindaco la prossima volta, perché è giusto che... Benissimo. Che venga a fare gli onori di casa della fiera. Diciamo anche, preparate carta e penna, perché poi ripetiamo ancora il numero dell'ufficio fiera. Vuole che leggiamo i messaggi? Sì, leggiamo che... un paio di... Allora, uno dice: Bollani, avanti con la guerra, perché è sempre bellissima, così abbiamo scoperto che è un guerrafondaio. Esatto. Ovviamente stiamo scherzando. Cioè, questo credo sia il T9, sicuramente avanti con la fiera, perché è sempre bellissima, e poi il messaggio ha fatto venire questo. Comunque, questa è una cosa importante. Le chiedono, in un altro messaggio, ci sarà l'elicottero? L'elicottero ci sarà anche quest'anno, sì, perché l'elicottero, cioè, è stata l'idea di... Ormai 3-4 anni fa, praticamente utilizziamo una piazza nelle prossimità proprio della Campofiera, in cui ci sono questi elicotteri da turismo che a pagamento fanno fare un giro di, se non so, 5, 6, 7 minuti sopra Lonato, arrivano fino al lago. Insomma, io l'ho fatto il primo anno, e complice il bel tempo, è un'esperienza che consiglio, perché fare un giro in elicottero non è una cosa che capita, poi uno lo fa nella vita, nel senso, è proprio scopo turistico e è una bella esperienza. E poi è diverso dall'aereo, può sembrare una stupidaggine, no, questo è invece dall'aereo. È molto diverso, perché magari uno dice sì, ma io ho già volato, sì, ma con l'aereo... Io adesso lo dico non per spaventare o per invogliare, però ero rimasto nel momento in cui l'elicottero vira, non vira come un aeroplano, nel senso, punta il muso in giù e si gira con la coda. E quindi tu vedi a terra, diciamo, cosa succede? Giudio, L'elicottero alza il rotore dietro e si gira, ma
viene fatto tutto in piena sicurezza, nel senso non esatto. E lì volerà il sabato e domenica. Anzi, gli elicotteri oggi sono, credo, tra i velivoli più sicuri. Tante volte vanno addirittura là dove c'è stato, ci sono stati dei problemi con gli aerei, magari anche. Sì, sì, l'abbiamo visto quando hanno fatto la manifestazione anche a Desenzano, delle frecce che c'erano, gli elicotteri hanno fatto, esatto, che cosa sanno fare. Un continuo proprio. Perché non fate più la gara dei quad, dicono? La gara dei quad non l'abbiamo più fatta perché, allora, la gara dei quad era una gara organizzata da un'associazione privata che la organizzava nell'ambito della fiera su un terreno privato. E là dove c'era un campo, poi il giorno dopo, esatto, c'era un campo. Nel momento in cui il proprietario del terreno non ha più dato la disponibilità a far organizzare la gara dei quad, ha scoperto cosa succedeva. Esatto, la fiera ha preso semplicemente atto che, non essendoci più un luogo dove questa associazione organizzava la manifestazione, non c'era più un'alternativa e quindi non si è più fatta. Non è stata fatta per volontà della fiera, dell'amministrazione comunale, non è stata fatta perché non si sono trovati tra privati un accordo. Allora, salve, la fiera è bella davvero, ma pensate a più posti riscaldati, magari una tensostruttura. La tensostruttura, una volta avevamo la tensostruttura invece del palazzetto. La tensostruttura ha dei limiti di costi innanzitutto, perché ovviamente poi dobbiamo ripagarcela, quindi gli espositori pagavano di più. Gli spazi dove metterle non sono così numerosi e il palazzetto comunque copre lo spazio che garantivano più tensostrutture a dei costi, così facendo garantiamo anche dei costi per gli espositori inferiori, e stare all'interno di un palasporta è diverso che stare all'interno di una tensostruttura con riscaldamento a gasolio, cioè ciò non toglie che se dovessimo avere domande ulteriori per spazi coperti, la valutiamo l'ipotesi, certo, di mettere una tensostruttura. Però. Allora, ma lì sta agli ascoltatori, se vanno in massa. Esatto, se venite in massa, noi ve la mettiamo la tensostruttura, ne mettiamo, esatto, anche più di una. Allora, salve, ma lei è l'avvocato che parla alla radio periodicamente? Sono, sì, io. È lui, è lui, è lui. Allora, andiamo avanti. Questo era un altro messaggio. Buongiorno, sento parlare da tempo. Questa volta vengo, trovo parcheggio venendo da Peschiera. Ah, parcheggio. Sì, allora, venendo da Peschiera ci sono, ovviamente, come tutte le fiere, i parcheggi ci sono, bisogna magari girare un pochino per trovarli, però ci sono proprio dei parcheggi all'ingresso del paese da una parte e dall'altra, quindi se vuoi visitare la fiera mi permetto di consigliare il sabato. Diciamo che venendo da Peschiera ci sono tanti quei centri commerciali, eccetera, che credo che il parcheggio lo trovi, insomma. Sì, nei prossimità della rotonda fuori parcheggio. Sì, sì. Poi in fiera... Cioè, è anche bello fare due. Se il tempo, esatto, assiste, si possono fare anche due passi. Esatto. No, la tensostruttura non piace a nessuno, dice un altro ascoltatore. Esatto, quello che penso anch'io, anche perché poi hai pavimenti in legno. Però un bel tendone a circo, no? Per esempio. Che... No, lasciamo stare, no, li abbiamo avuti una volta. Quando, sì, non c'era il palazzetto nuovo, era. Visto. Come si fa a fare la sicurezza? Chiedo. La sicurezza in fiera? Mm. Beh, sicurezza in fiera ci sono le pattuglie. Dei carabinieri, c'è la polizia di Stato, c'è la polizia locale, anche degli altri comuni che vengono a darci una mano, ci sono i carabinieri in congedo, c'è la protezione civile, cioè ci sono gli agenti. Per fortuna come sicurezza non abbiamo mai avuto problematiche. Poi ovviamente ci sono tutte le normative sull'antiterrorismo, tutte le normative e tutte le indicazioni date dalla prefettura, dal questore, sempre tutto... fatto a regola d'arte. Poi scrivono: quando c'era Valentino c'erano i quad, i camion americani, ora solo paglia e neve, dice Davide. Vabbè, insomma, non ha spiegato perché, anche tra l'altro. Sì, non... sulla neve mi permetto di dissentire. Di sentire, esatto, finora c'è stato bel tempo, speriamo, appunto. Sì, e comunque, ripeto, non è responsabilità del comitato fiera o del comune il fatto che non ci sia. E poi, se posso permettermi, la fiera è stata fatta per 62 anni anche senza quad, nel senso, quindi... Non è la fiera del quad. Esatto. Poi sono di Brescia, vengo sempre perché è bella, è simpatica e poi si mangia bene. Benissimo. Ecco, questo bene, sì, anzi lo ringrazio perché mi dà modo di parlare che ci sarà anche quest'anno il tradizionale assaggio di risotto con l'os de stomach in piazza, curato dagli amici alpini, che anche lì è un evento che ormai... è diventata una tradizione, c'è sempre gente che prima ancora, oh, mi raccomando, né, il risotto col... ci sarà il risotto con l'os de stomach, ci saranno i nostri concorsi sul salame tipico e il Kissel, che per chi non lo sapesse è un dolce tipico di Lonato,
ciambellona, chiamiamola così, per chi è, che comunque poi viene, ci sono questi concorsi, salame, chisseur, poi verranno offerti ai visitatori dopo le premiazioni. Ci sarà il menù enogastronomico tutto porcello, ci saranno le frazioni con i loro manicaretti, cioè, c'è parecchio da mangiare. Assolutamente. Basta nostalgia, dice un altro messaggio. Bollani, sei grande e basta, avanti tutta. Bene, avanti tutta. Poi, direttore, mi piace perché la fiera è agricola, ma non solo, appunto, cioè, appunto abbiamo detto certo. Di tutto, anche per chi vuole esporre, dopo lo ripetiamo. È lei che organizza la castagnata, le chiedono? No. No, ha lonato una castagnata? Non lo so, presumo. Poi farete il salame os de stomaca anche quest'anno? Sì. Punto di domanda. Yes, ho detto, già risposto. Sa se ci sono stand liberi ancora? Sì. Questo capita a Fagiuolo. Fagiuolo, perché io vengo per vendere. Sì, ci sono, ce ne sono ancora. Ecco, ovviamente più passa il tempo, più si fa fatica a trovarli, o se si trovano proprio agli angoli. Quindi, insomma, se una persona è interessata e visto, ripeto, anche i prezzi davvero competitivi, faccia questo investimento, lo prenoti in modo che gli si possa garantire anche. Esatto. Poi lo ripetiamo, è 030 913 14 56, ufficio fiera, appunto per l'espositore che si era appena informato. Front office dell'ufficio fiera. Front office. Dovete dare più aiuti alle associazioni, dice un altro messaggio. Dobbiamo dare più aiuti alle associazioni, è vero, ma lo facciamo... Oh, c'è da dire che le associazioni in fiera espongono la loro attività, le loro gratuitamente, nel senso sì, ci sono poi una categoria di espositore, tra virgolette, specifico, in cui l'associazione ha spazio gratuito e quindi già questo è un aiuto. Poi è ovvio che dove si può si cerca di dare magari anche un contributo, che è un rimborso spese nel momento in cui l'associazione poi rende un servizio anche alla fiera stessa. Certo, certo. Però ecco, diciamo che la fiera si deve finanziare da sola, quindi bisogna organizzare la fiera con quelli che sono i proventi degli espositori. E organizzare una fiera non solo è complicato, ma è anche costoso. Quindi noi ultimamente siamo stati, mi permetto di dirlo, abbastanza bravi, che riusciamo comunque a ripagarci. A ripagarci, certo. Una cosa, per chi vuole esporre anche, noi lo ripetiamo il numero, però comunque sul Gazzettino Nuovo troverà l'articolo in cui ci saranno tutti i riferimenti, appunto il numero di telefono e l'email, quant'altro, certo. L'email, eccetera, eccetera. Per cui appunto. Altrimenti abbiamo anche la pagina Facebook Fiera di Lonato, che magari per tanti è più comoda, e ce ne sono più di una, perché sono anche quelle degli anni prima della gestione della nostra gestione, però Fiera di Lonato, vedete la locandina che è già il nuovo, la copertina del nuovo numero unico di 62, certo. E quindi non potete sbagliare, allora. La pagina è quella. Per me la fiera è bella perché è variegata e poi si mangia, dice un altro ascoltatore, simile appunto a quella di prima, perché diceva agricola, ma non manca mai. Allora, questo glielo leggo dopo. Assolutamente non fate il ballo delle debuttanti, perché è troppo retro, mi raccomando, non lo faccia. Non lo facciamo. Sai che lo voleva fare a tutti i costi, no? Invece no. Non c'è il ballo. Esistono ancora le debuttanti. Ma in che cosa debuttino? Poi non lo so. Esatto, perché, vabbè, in società. In società, vabbè. Per prima stavano recluse. Esatto. Allora, Bollani, ma perché durante la fiera non fate uno spettacolo di ballerine come al Moulin Rouge con tanto di spogliarelli? Ecco le debuttanti quali sono. Ecco, sì, appunto. Potrebbe essere magari appunto debuttanti in questo... va bene. Poi, presidente Bollani, dai che sei bravo, facci vedere una fiera eccezionale come al solito. Grazie, ci proviamo. Poi, ancora, chiedo se c'è qualcuno con le casette in legno. Vabbè, insomma, questo è... Da vendere? No, sì, probabilmente vuole acquistare una casetta in legno, pensavo. Ci sono, cioè, la piazza è allestita con casette, sono barancarelle in legno, però non so se... Forse un espositore appunto che faccia le casette, insomma... Salve director, il Luna Park c'è? Il Luna Park c'è sempre, anni, benissimo. Certo. Fiera e Luna Park. Poi, buongiorno, ma l'ingresso al Galà è libero o costa tanto? No, è free. Gratis. A tutto porcello c'è, chiedono? Certo. Vabbè, quindi appunto, ci sono ristoranti convenzionati che fanno menù a base di carne di maiale. Esatto. Allo stesso prezzo? Cioè non sì, è più o meno, sì, sono le stesse. Poi l'host de stomaco di quest'anno come sarà? Punto di domanda. Sarà delizioso come tutti gli anni. Come tutti gli anni. Benedizione animali quando? La faremo il 17, perché sei il patrono il 17. Il 17. La faremo il giovedì 17, sì. Okay. No, venerdì 17 deve essere. Poi ecco, per il programma invito tutti a
a controllare in prossimità della fiera quelli, perché poi ci sono un sacco di eventi che... Ma dov'è che si fa? Si fa sul sagrato della chiesa di Sant'Antonio. Sant'Antonio. Poi ecco, dicevo che negli ultimi anni abbiamo un po' implementato anche quello che è l'aspetto proprio di manifestazioni collaterali dell'animazione, quindi in fiera c'è molta animazione, ci sarà lo show cooking, ci saranno dimostrazioni, ci saranno giochi, cioè c'è molta molta carne al fuoco, e ovviamente adesso è un po' presto per dirvi cosa ci sarà, ma ci sarà molto. Benissimo. Leggiamo un altro messaggio che mi piace molto, questo, dice Bollani, allora vuoi fare il sindaco? Io ti voto, dice Lorena. Questa non la sapevo. Nemmeno allora... io, next question. Come non lo sapevo? No, al momento non hai idea, mia idea fare il sindaco. Non ha voglia di fare il sindaco, no. Va bene. Allora, siamo in addirittura d'arrivo, quindi io comincio con ringraziare. Prova la segno questa Lorena che magari... Sì, 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 a parte che è la stessa firma di un altro messaggio con l'avvocato. Almeno credo. Dunque, noi ringraziamo Davide Bollani, che è il direttore del Comitato Fiera di Lonato. La fiera sarà dal 17 al 19, il galà il 5 gennaio, dal 17 al 19 di gennaio, il Gran Galà il 5 gennaio, ufficio fiera, preparatevi carta e penna, perché gli stendisti, appunto, di qualsiasi tipo, e non solo macchine agricole, ma appunto di qualsiasi tipo, qualsiasi cosa vogliate vendere, 030 913, proprio 913 1456, 030 913 1456, riferimenti anche sul Gazzettino Nuovo. Volevo solamente precisare, dire certo. Una cosa, visto che ringrazio per i complimenti che fanno a me per la fiera, però ovviamente la fiera non la faccio da solo, c'è il comitato fiera che lavora, gli uffici comunali che collaborano, l'amministrazione comunale, nel senso, la fiera, se viene bene, come per fortuna è sempre venuta negli anni passati, è merito non di una persona ma di tutta la squadra, quindi lavoriamo tutti insieme per offrire la fiera migliore possibile. Grazie, grazie, grazie a voi, grazie a tutti, alla prossima. Thank you.